Per gli artisti dell'estetismo era l'arte per l'arte, ma per loro, gli street artist di oggi, l'arte è cambiamento e riqualificazione. Quella di vecchi e malandati edifici che sotto i colori degli artisti si trasformano in laboratori creativi a cielo aperto. È il caso dello Stadio Comunale De Bellis di Castellaneta, punto di arrivo di alcuni tra i nomi più noti del panorama artistico pugliese, che hanno dato vita alla seconda edizione di Street Like a Rainbow, vera e propria rivelazione della scorsa estate, che torna ampliando la propria cassa di risonanza con una nuova veste artistica, sociale e attrattiva per il pubblico. La veste di un camaleonte, capace di evoluzione e trasformazione, come quella portata avanti con determinazione dal Centro Culturale ed Artistico Aracnea, nato nel 2014 con l'obiettivo di valorizzare il territorio di origine attraverso eventi e manifestazioni culturali, tra cui proprio Street Like a Rainbow. La seconda edizione di Street Like a Rainbow, un'edizione che significa evoluzione. Come si è evoluta Aracnea in questi due anni? Si è evoluta innanzitutto nel numero degli artisti, perché sono praticamente raddoppiati, così come si è moltiplicata la dimensione dell'immobile che siamo andati a riqualificare in questa occasione. Si chiama Street Like a Rainbow Chameleon Edition perché ha come messaggio quello del cambiamento, e abbiamo anche dato agli artisti come filo conduttore un colore, ovvero il verde camaleonte, che come potete vedere è presente in tutti i murales. Si è evoluta anche con gli intrattenimenti collaterali, grazie alla partecipazione di altre associazioni come Arci on the Road per la musica e per il laboratorio ludico ricreativo, grazie all'STS Taekwondo Simeone di Massafra, che sta organizzando questa sera un bellissimo spettacolo di parkour, ovvero taekwondo acrobatico. Grazie ai Goodfellas di Milano che si stanno occupando del live coverage, grazie a Rebel Arci di Palagianello che ci ha regalato questa fantastica panca che noi abbiamo abbellito con delle installazioni all'uncinetto fatte grazie al nostro corso di street art che hanno fatto quindi i nostri allievi. E quindi ringraziamo anche i nostri allievi. Si è evoluta per la partecipazione, mi piace dire che Street Like a Rainbow è un evento partecipato. A colorare le pareti perimetrali dello stadio un pool variegato di artisti provenienti dal sud Italia e i nomi emergenti della street art made in Castellaneta, che a colpi di pennelli, bombolette spray, stencili e aerografi hanno interpretato il tema del cambiamento e della trasformazione, declinandolo in forme grafiche, di design e vere e proprie opere pittoriche frutto dell'inventiva e della creatività degli artisti, come quella dei Gods in Love, che hanno portato nella città del mito il loro progetto. Qui ci presentiamo un'opera che rappresenta il travestimento, quindi partendo dal tema del camaleonte fino diciamo quindi una nostra interpretazione di questo tema, dove si rappresenta un po' un incontro fra dei, perché noi rappresentiamo sempre questi dei in amore, tra virgolette, che poi non sempre sono in amore. L'obiettivo rimane comunque quello di creare un nuovo linguaggio, quindi creare, di ritagliarci un po' nella scena quello che è un linguaggio e uno stile comunque unico e particolare, ecco, quindi più che altro ci impegniamo per quello, ecco. Alla colorata opera dei Gods in Love si contrappone la dinamicità quasi monocromatica delle figure realizzate dalla tarantina Serena Schinaia per la prima volta a Street Like a Rainbow. Ci parli un po' del tuo lavoro? Sì, era un modo per rappresentare il movimento e il mutamento allo stesso tempo, e quindi l'opera è leggibile sia in un senso che al contrario, a seconda del modo in cui si vuole guardarla, gli si attribuisce un significato. Di sicuro un significato dinamico, perché rappresenta, oltre che l'evoluzione, anche
i cambiamenti di stati d'animo, piuttosto che sì, la trasformazione comunque la si voglia concepire. E che dire poi del mastodontico Ares, il dio della guerra realizzato da due tra i più noti nomi della street art locale, Carly Tops e Checo Sart. Abbiamo scelto di lavorare in due quest'anno, io e Checo Sart. I soggetti sono due, le opere si intersecano, però sono un po' differenti. Allora abbiamo su qui da questa parte c'è Checo Sart e Carly Tops. Abbiamo realizzato praticamente una statua di Ares, che è il dio della guerra, spezzettato, si nota che è un po' spezzettato proprio per indicare che vogliamo spaccare la guerra. Sulla nostra, dall'altra parte, è un intervento solo mio di Carly Tops. Praticamente io porto avanti uno studio di patterns e texture, quindi ho voluto portarlo anche qui, unirmi al lavoro di Checco. Ma Street Like a Rainbow anche Castellaneta ha detto la sua, con il volto di Diego Armando Maradona, creato magistralmente da Simor Catu, nome di punta del mondo della creatività del territorio, il ritratto di Frida Kahlo di Raffaele Di Gioia, il design di Anonima Opifici e poi i ragazzi del laboratorio artistico portato avanti da Aracnea. Abbiamo fatto un'esperienza con il laboratorio di Aracnea insieme a Roberto, Stefania e Monica, che non ci sono, e quindi ci hanno dato la possibilità di poterci esprimere. Niente, è venuta fuori quest'opera. Ci è piaciuto molto anche per l'idea comunque di poter dare un tocco di allegria, insomma, un qualcosa che potesse essere simpatico, inerente al calcio, quindi anche un riferimento per il nostro stadio. Qualcosa insomma per sdrammatizzare anche sul tema insomma calcistico. Abbiamo deciso di fare questo muro, di buttarci in questa esperienza, disegniamo da quando eravamo piccole tutte e tre in camera, chiuse, e niente, questo proprio rappresenta, oddio, la base rappresenta proprio un cambiamento, il cambiamento vale a dire che raffigura una bambina che gioca con la corda, e quindi ogni ingranaggio, perché ci sono gli ingranaggi, e ogni ingranaggio è un cambiamento, è un anno che passa, un anno che ognuno di noi cresce, no? Quindi c'è la crescita, però vediamo tutto sempre con gli occhi di una bambina. Più che positivo il bilancio degli organizzatori per un'edizione che ha messo l'arte al servizio di una città, tra inclusione sociale, sensibilizzazione e sguardo al futuro. 40 artisti contenti, un muro colorato, quindi più soddisfatti di così non si può.